la Barton Mason, una casa infestata in California. La casa avrebbe una brutta nomea legata a fatti di cronaca che collegavano l'edificio a vicende di satanismo. È edificata a Redlands, una delle comunità più vecchie della California. La costruzione originariamente era un ranch, che poi venne misteriosamente abbandonata e dopo anni è diventato un edificio fatiscente. Iniziarono a circolare strane voci, strane presenze infestavano la casa e molti ragazzi del posto volevano visitarla per vedere che misteri celava quella grande struttura. Al terzo e quarto piano solitamente si registravano i fatti più inquietanti. Pare che oggetti si spostavano da soli. Un grande armadio apriva gli sportelli mentre qualcuno passava davanti. Poi c'erano anche dei video che giravano di alcuni esploratori che avrebbero ripreso strane anomalie e addirittura uno spettro. Video in questione però risultò sicuramente un falso, ma ci sono molti testimoni che giurano di aver visto strane presenze, registrando anche attività EVP. La casa per molti ragazzi del posto ha rappresentato una sfida vera e propria di coraggio, con l'obiettivo di arrivare fino all'ultimo piano e arrampicarsi sul tetto, mettendo il nome l'inciso. Ma per molti, purtroppo, ha avuto soltanto un effetto traumatico, visto che avrebbero visto strani fenomeni, come le apparizioni di ombre e voci inquietanti.